Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati nella modalità allenatore. Allora, primissima cosa da fare è questa. Sì, perché in effetti me lo avete detto anche voi nei commenti e in effetti me ne sono reso conto anche io che in modalità professional è un pochino facile, nel senso, vogliamo che sia il più realistico possibile, vogliamo che questa roba perda, no, non per forza tutte, ma insomma, un paio di partite devono essere realistiche, non è che vinco 5-0 con Real Madrid. Eravamo rimasti che stiamo ancora facendo sto torneo pre-stagionale, insomma, e la prossima partita ce l'abbiamo contro il Siviglia. Ah, e alla fine della puntata scorsa avevo anche detto che avrei provato una nuova formazione con più centrocampisti, perché due centrocampisti più uno che mi fa da difensore non mi serviva a niente, e quindi ho detto proviamo a metterne quattro. E niente, ho messo appunto Suarez e Al-Sharawi come esterni, entrambi in teoria sono tipo lui è centrocampista e fa anche da ala, quindi non esterno centrocampo, fa ala, però non rompere le balle, attaccati e fai il tuo dovere in quella posizione. Al-Sharawi stessa cosa, ma oh, sono 5 metri indietro, al momento non ho nessun altro da mettere e volevo comunque provare questa formazione, voglio vedere se cambia veramente qualcosa. Mettere più centrocampisti rispetto a quando ne avevo due, insomma. Anche perché sta cacchio di squadra si basa completamente sulle ali. Ala, 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 ala. Cioè, ragazzi, assurdo! Pure questo sa fare l'ala. Questo no, vabbè. Vabbè ragazzi, io direi di fare una cosa, proviamo questa al momento che ho fatto vedere prima, che non ho ali esterni, insomma, sinistra-destra, e vediamo come va, se no cambio con questa, che comunque ce l'ha, così nessuno mi rompe le balle che sono fuori ruolo. Il problema di questo è che ho solo tre difensori, che non è mai una buona cosa in FIFA. Ok, poi mettiamo Kluivert, che dovete ancora spiegarmi come si pronuncia, al posto di Suarez, che comunque gli facciamo riposare, non distruggiamoli subito prima dell'inizio della stagione. Andiamo un po' a questo livello di difficoltà. Cambierà completamente? Secondo me sì. Tipo, adesso la perdo contro il Siviglia, sarebbe anche l'ora che la perdessimo una. Infatti sono già di un'aggressività assurda. E io perdo palla malissimo. Alla Madonna quanto corre sto qua. E no. Riesce a correre? Vai, vai, vai. Vediamo un po' che in teoria dovresti avere tipo 90 di velocità, ma ti fai raggiungere dagli scarsi. Proviamo il tiro? Proviamo il tiro. Ok, sto Promes qua è veramente un fulmine, ragazzi, una scheggia. Attenzione, attenzione, non fischiarmi fuori gioco che mi arrabbio malissimo. Ah, troppa gente, troppa gente, troppa gente. Pellegrini, puoi fare qualcosa? No, passiamola lì. Poi tiro. No! Non ci credo. Sarà la ventesima traversa che prendo da quando ho iniziato a giocare a FIFA, raga. Ok, attenzione, di nuovo Pellegrini, la passa, è un tiro ed è gol, facilissimo, facilissimo. Dabba un po', dai, dabba un po', dabba, dabba, non puoi, no, niente. No, allora devo dirvi questo segreto molto intimo, che ho questo problema, sapete che con cerchio o bio, quel che sarà su Xbox, si fa l'intercettazione, insomma, quando ti metti lì e mette il piedino. Certe volte la mia coordinazione è un pochino in ritardo e anziché fare l'intercettazione, appunto, e la palla ce l'ho già, la mando verso la luna. Quindi se beccate questa gaffe che faccio in video, sappiate che è per quello. Ah, vediamo se possiamo fare anche noi un cambio, ragazzi, che in effetti me ne dimentico sempre di farli. Scambiamo Cristante e mettiamo. Mi serve qualcuno di potente. Mettiamo Zonzi, che almeno è quello messo meglio. E anche perché non l'ho ancora provato più di tanto come giocatore. In effetti non so neanche perché l'hanno preso, cioè c'era già De Rossi in quel ruolo. Tiro. Passiamola a te. E tiro. Mamma mia, che tiro! Che bomba! Che bomba! Fortissimo Pellegrini! Grande, grande, grandi. Bravi così, raga. Passala lì, corri, che non hai fatto un tubo. Sta partita, tira! Tira! Cos'è successo?
Ha avuto palla, è andato contro l'altro, no, 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 non si sa. Non mi piace l'affollamento, infatti. Vabbè, che sta già per finire, siamo di 2-0 in vantaggio, ragazzi. Vediamo di non beccarceli all'ultimo minuto. Kolarov è morto. Ora mettiamoci sulla difensiva, va, che non voglio rischiare, anche perché tanto so già che di gol non li faccio. E l'unico modo è appunto il catenaccio. Ho fatto rima. Vai, fischia sta fine, arbitro. Butta via, potentissimo. Giocate di palla, tenetevi la palla ai piedi, grandissimi ragazzi. Penso sia una. No, in effetti no, perché ho già giocato a questo livello di difficoltà, ma non ci ho giocato spesso. Però vincere 2-0 contro il Siviglia a uno dei livelli più alti di FIFA, sono fiero di me stesso. L'unica puzzetta di questa prestazione è stato appunto Kluivert, ma non so se è colpa mia che non ho giocato molto su quella fascia. Ah, prego, niente di che, proprio. Non so se è colpa mia se non ho giocato appunto sulla fascia sinistra, ho giocato più sul centro e sul resto, ma mi è sembrato abbastanza anonimo come giocatore, ma diamogli tempo. Allora, conferenza stampa. Queste cose mi eccitano tantissimo, infatti di solito faccio le prime due, poi per tutto il resto della stagione silenzio stampa, perché sono sempre le stesse cose. Non elogiamo nessuno, elogiamo la squadra, dai, diciamo che la Roma è bellissima. Abbiamo vinto un montepremi di 3 milioni e mezzo. Quindi grazie a Dio in un profitto di 2 milioni, però abbiamo un transfer budget di 29 e mezzo, non possiamo comprare nessuno di particolarmente entusiasmante e sinceramente abbiamo già troppi giocatori, cioè se mi fossero arrivate delle offerte anche per un prestito, magari per qualche giocatore un pochino più scarso, le avrei prese in considerazione, ma siamo già al pieno, raga. Ah, è la finale contro insomma. Adesso che abbiamo strutturato, infatti, come potete vedere, non lo so che non è grave quel piccolo pisellino di mancanza nella stamina, però non voglio rischiare che poi li devo cambiare a metà partita, eccetera, eccetera. Quindi, siccome è anche una finale, mettiamo dei giocatori un pochino più importanti. Infatti, Pastore riconvocato fa. E qui mettiamo Suarez, io direi. Poi Fassio. La rimettiamo al posto di Marcano. Boh, vabbè, teniamo loro due e poi cambieremo durante la partita. So, andiamo, andiamo, andiamo. Dobbiamo fare almeno questa finale, togliercela. Partita importantissima. Magari vincere questo torneo prestagionale farebbe veramente bene al morale della squadra, oltre che al mio. E magari ci darebbe qualche altro premiuzzo. Ma in effetti io mi chiedo perché questo René è arrivato in finale. Ora lo scopriremo molto presto. Allora, vai, 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 bravissimo. Passaggio, tiro murato. Mannaggia. Che facciamo? Proviamo? Proviamo! Non funziona. Un po' più alta potevi tirare. Ma do, bravo, complimenti. Bella, bella, potevi tirare ancora più alta. Complimenti, bel tiro. Non stava per pochissimo. Andavo o in palo o fuori, ma l'importante è che è entrata. Bravissimo, Stepan. O Stefan, non mi ricordo. Grandissimo, Stepan. Dai, facci sognare. No, se mi inseguono in tre, manco i cacciatori. Cioè, assurdo. Boom! Al volo! Complimenti! Chi è il barbuto? Cioè, raga, devo imparare a riconoscere. Pastore, devo imparare a riconoscere i miei stessi giocatori. Cioè, è assurdo. Passa, passa, passa. Malissimo. Malissimo. Oh, micidio in campo, in diretta. Attenzione! Questa è la partita dei calci d'angolo, incredibile. Sesto calcio d'angolo della partita. Tirato veramente a. Non dico altro. Ma come? Cosa? Cosa? Perché calcio d'angolo è una legge che impone che ci devono essere 20 calci d'angolo a partita? Raga, sta partita frustrante come pochi. Possesso palla incredibile di sta squadra che però arriva sotto porta e. Dobbiamo cercare di fare questo terzo gol. Non mi sento a mio agio vedendo 2-0. Non mi sento ancora in pericolo, ecco. Boom! Grandissimo! Grazie, grazie che mi fai affrontare le mie paure. Ti ringrazio, Dzeko.
Grandissima, ecco, sì, fai l'aeroplanino come al solito, poi è felicissimo. Buon raga, buon buon buon, se già iniziamo così allora significa che alla prossima puntata devo già di nuovo alzare la difficoltà, è assurdo. Vabbè, che era il stadio Reneo, insomma, quel che è. Dobbiamo vedere adesso con gli avversari un pochino più tosti, quando inizierà il girone di Champions League, ovviamente le partite della Serie A, magari quelle un pochino più interessanti, non quelle contro il Chievo, Verona, l'Udinese, niente da togliere a queste squadre, per carità, però non è che siano il massimo dell'emozionante. Questo era un fuorigioco palese. No, andiamo, andiamo, andiamo. Fammi sto quarto. Proviamo sto. Boom. Va bene. Grandissimo. 4-0. 4-0. Vi giuro che la difficoltà l'ho alzata, eh. È un'altra coppa facile, facile. Un'altra. È la prima, ma insomma, è la prima di tante per l'allenatore Vlad. Finita, raga. Grandissimi. Grandissimi. Ce l'abbiamo fatta, raga. Abbiamo vinto il nostro primo trofeo. In effetti spero che fosse la finale. C'era scritto finale. In teoria dovremmo aver vinto questo trofeo, ma non fa vedere niente. Grazie. Ah no, eccolo. Ho skippato. Vabbè, pazienza. Abbiamo vinto il trofeo, raga. Ci sta, ci sta. È stato molto, molto facile rispetto alla partita col Siviglia, in effetti 4-0. Congratulations Roma, grazie mille. Quanti money, che vediamo se riusciamo a permetterci qualcun altro entro la fine di questa sessione di mercato. Tournament prize 4 milioni. Ok, niente male, raga. Come montepremi, considerando anche 2 milioni e 3 di prima. No, 3 milioni e 5, che 4 milioni, raga. Più 2 milioni. Wow, ho già guadagnato un botto di soldi. Bene ragazzi, questa è stata la puntata della carriera allenatore, spero che vi sia piaciuta, ricordatevi di darmi qualche consiglio nei commenti, se volete darli bene, se non volete darli va bene anche così, io apprezzo tutto, ricordatevi di droppare un like, di iscrivervi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!